Ben ritrovato in questo video, sono Samuele e oggi vi voglio parlare del custom profile che ho creato per Nikon Z6II, la LUT che tira fuori il massimo dell'informazione di questo colore personalizzato e di conseguenza per chi monta o colora con DaVinci Resolve il Power Grade, perciò potrete vedere ogni singolo passaggio di come è stata creata la LUT. Come ben sappiamo, la Nikon Z6II registra RAW esternamente, ma molto spesso mi trovo a fare magari lavori più veloci o solo voglio essere più comodo o essere handle. Questo è stato il motivo che mi ha spinto nel creare questo profilo colore. Qui nel link in descrizione potrete downloadare la cartella gratuitamente, dove all'interno troverete il Milk, che è il nome di questo colore, di questa LUT. Il file NP3 va caricato nell'SD o una XQD, inserito nella camera e di conseguenza installato e aggiunto nel vostro profilo colore in camera. All'interno della cartella troverete anche il Power Grade con una struttura d'albero con tutti i nodi dove potrete vedere come è stata creata la LUT e personalizzare, adesso assieme vedremo in che modo, e una LUT di conversione in REC 709. Apriamo DaVinci Resolve, che è il software che utilizzo io. Io ho già importato qualche clip, questa è carina. Apriamo subito la parte della color di DaVinci Resolve. Per importare la LUT bisogna andare in Color Management, Lookup Table, Open Folder e dovrete trascinare in questa cartella che si apre in modo automatico la LUT, che è questa, punto cube. Potete trascinarla qua. Ok, si torna in DaVinci Resolve, Update List, Save. Se si va qui nel folder delle LUT, si cerca Milk Z6II Neutral LUT. Io in questo modo posso semplicemente trascinare la LUT sul footage, ecco, vedete che cambia. Con la LUT e senza LUT. Se voi volete fare ulteriori cambiamenti, la cosa molto molto importante è il White Balance. Quindi se montate in DaVinci, io vi consiglio di fare un nodo prima della LUT, uno dopo la LUT, scusate, due prima della LUT e uno dopo la LUT. Nel primo nodo, se c'è bisogno, io farei il denoise reduction. In questo caso non serve perché l'immagine è esposta correttamente e non era troppo buio. Perciò, se non serve il denoise reduction, la prima cosa da fare è il white balance. Questa LUT funziona molto bene, anche questo profilo colore funziona molto bene dal massimo di sé se abbiamo il bilanciamento del bianco corretto, questo è molto importante. Se siete in Premiere o in Final Cut vi consiglio di metterlo prima della LUT. Ok, in questo caso adesso provo a cambiare un attimo la temperatura per vedere, la posso scaldare o la posso fare addirittura più blu. Adesso in questo ho fatto una piccola correzione e la lascio così. Nel nodo dopo bisogna regolare il gain, perciò l'esposizione. In questo modo, se voi regolate qui l'esposizione e nello stesso nodo dell'esposizione potete anche giocare con le curve, perciò con il contrasto. Adesso qui faccio una semplice S-curve. Mi piace questa silhouette un po' accentuata. Avete il massimo della resa di questa colore, di questa LUT. E nell'ultimo nodo che vi ho fatto creare, quello dopo la LUT, c'è tutta la parte creativa. Se volete modificare ulteriormente i colori, la saturazione, si fa nell'ultimo passaggio. Adesso faccio un'altra prova, tipo proverei a aumentare un attimo la saturazione, so di un 10%, 18%, e volendo si può anche andare a cercare di dare un po' di rossi nel cielo, magari toglierli leggermente nelle ombre, dopo diventa troppo verde, perciò bisogna andare a tirare più giù il verde. Questo è un esempio di questa immagine. Questa è scattata, mi sembra, a 120 frame al secondo, portata a 24. Per avere il massimo da questa LUT bisogna filmare mezzo stop sottoesposto, perciò l'istogramma deve essere leggermente spostato verso sinistra. E come potete vedere qua il mio istogramma, vedete,
non è completamente omogeneo, è leggermente spostato verso sinistra, perciò tutte le alte luci sono super salvaguardate. Con la Milk LUT associata al profilo colore che ho creato per la ZS2 già otterrete un buonissimo risultato su qualsiasi software di montaggio, ma per chi utilizza DaVinci Resolve può usufruire appunto del Power Grade che io consiglio perché potete davvero avere il massimo assoluto. Il Power Grade, per installarlo, si va in Power Grade, Import, nella cartella che scaricherete l'aprite e c'è scritto Milk ZS2 Neutral, è il file di PX, si importa e vedete che nella sezione Power Grade avete la Milk. Andiamo a importare qualche altro frame, perciò portiamo questa parte qua, selezioniamo, ok. Il Power Grade, come dicevo, è già strutturato, come potete vedere qui nel primo frame è Noise Reduction, secondo frame White Balance, terzo frame Esposizione, dopo abbiamo Color Space che è una trasformazione del colore, altre correzioni che servono per compensare l'immagine creata dalla ZS2 alla Milk LUT. E in fondo c'è l'ultimo nodo che è quello creativo. Sostanzialmente questo Power Grade funziona come la LUT, ma avete già l'opportunità di avere il Node 3, come vi ho spiegato prima. Come vedete questi sono nodi vuoti, gli unici che in cui sono state fatte una trasformazione è il Color Transform, il Trapertar Color e il Rec 709, mentre il Creative, Noise Reduction, White Balance e Esposizione sono ancora vuoti, perché potete poi andare voi a fare le varie modifiche. Adesso vediamo questa immagine, così è con la Milk LUT e senza. Vedete, c'è un aumento di contrasto e cambiano anche i colori, c'è proprio una trasformazione del colore. In questo caso sono esposto correttamente, però come vi dicevo questa LUT e questo colore funziona meglio leggermente sottoesposti, perciò vado in esposizione, abbasso leggermente la gamma, vedo che pecca un po' di contrasto perché comunque è un controluce, quindi posso andare a lavorare anche sulle curve. Ok. White balance, qui si può decidere se scaldare un pochettino o come più preferite. Noise reduction, non mi sembra ci sia bisogno. E diciamo che questa è la LUT, senza e con. Ok, adesso scatto un attimo perché sto registrando lo schermo in questo momento. Comunque tira fuori davvero un'informazione dalla ZS2 incredibile. Guardate, senza, con, in pochissimi passaggi. Vediamo un'altra immagine, sempre molto complicata perché anche questa è in controluce, diciamo il sensore è molto molto stressato, vedete controluce pieno, oltretutto un 20 mm vintage, quindi l'immagine è anche molto morbida. Ok, gallery, milk, boom, l'ho tenuto al centro l'esposizione, perciò è leggermente da abbassare, sempre gain. Ok, si può contrastare, contrastiamolo da di qua, voilà, qui in creative andrei a togliere leggermente un po' di saturazione, ok, voilà, senza e con. Se serve si può comunque sia andare a bilanciare ancora il white balance, magari scaldarlo un attimo. Qui nell'esposizione, appunto che si può giocare con i contrasti, proviamo a cambiare anche un attimo le curve se vogliamo qualcosa di un pochino più inciso. Bisogna sempre stare attenti a non bruciare l'immagine.
questo si può anche in questa sezione qui dell'esposizione, si può anche magari abbassare un po' gli highlights, aprire un po' le ombre, in realtà le avevo tolte, essendo un controluce secondo me funziona meglio così. Ok, adesso in questo momento abbiamo fatto già una colorazione un pochino più spinta, forse anche troppo, eh? Proviamo un'altra immagine. Ok, qui vedo già che c'è bisogno di noise reduction, quindi come funziona? Possiamo provare anche a prendere la stessa immagine, una la facciamo con la latte e l'altra col power grade. Allora, la prima facciamola col power grade, apriamo la clip così la vediamo, e la seconda con la latte. Applichiamo un leggero noise reduction perché vedo già che qui nell'area dei capelli l'informazione è troppo bassa. Ok, noise reduction io non lo uso troppo in modo troppo pesante, anche perché una volta fatti i colori, contrastato un po' l'immagine, si nota un po' meno. E anche se si nota un pochettino, comunque un po' di rumore è anche naturale. Vedete, questa immagine dall'istogramma si nota che è leggermente esposta verso sinistra. Però era una situazione di... Ok, noise reduction. Disattiviamolo per un secondo, se no il computer esplode. Era in blue hour, si poteva scaldare la luce per fare un effetto alba. E andare a giocare un attimo con le curve. In questo modo, chiudendo i neri, andiamo anche a eliminare un po', alleggerire il rumore. Riattiviamo il noise reduction. Voilà. Senza la latte e la correzione colore. Con. Volendo si può tornare al colore white balance originale, comunque è un bellissimo blue hour. Però effettivamente non è neanche male con il white balance più caldo, mi piace molto questa immagine. Proviamo a ricrearla con la latte. Allora, nella latte, come ho detto, non posso mettervi i nodi, perché si può appunto utilizzare in qualsiasi programma di montaggio. Prima della latte sistemiamo il white balance, il noise reduction e l'esposizione. Andiamo a rifare una curva simile a quella che abbiamo fatto prima per cercare di ottenere più o meno lo stesso risultato. Scaldiamo l'immagine e voilà. Come potete vedere, si possono raggiungere buonissimi risultati in entrambi i casi. Chiaramente, per chi utilizza DaVinci, io consiglio di utilizzare il Power Grade. Voglio mostrarvi l'ultima cosa che è possibile fare col Power Grade. Sezione Color, Power Grade, Milk Power Grade. Boom! Qui abbiamo tutti i nostri nodi. Allora, il nodo numero 1, Noise Reduction. In questo modo potremo pulire l'immagine nel miglior modo possibile. Nel secondo nodo troviamo il white balance, che è molto importante per avere un'immagine con il bilanciamento del bianco corretto e per il giusto funzionamento della nostra Milk Latte Rec 7 o 9. Nel terzo nodo possiamo regolare l'esposizione e il contrasto. E qui ci sono i tre nodi che appunto trasformano in colore per far sì che la Milk Latte funzioni correttamente. E l'ultimo nodo è il nodo creativo, come abbiamo già detto, cioè dove voi potete dare il look per il vostro progetto. Ora, disattivando i vari nodi, quelli dove sono state effettuate delle modifiche,
potete vedere l'immagine RAW. Il Color Space Transform rende l'immagine molto 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 flat. In questo momento abbiamo un'immagine log, abbiamo una vasta gamma dinamica incredibile, quindi voi potrete andare a prendere una LUT, per esempio prendiamo questa della Harry, la mettete dentro il nodo del REC 709, mettendo la LUT ci assicuriamo che la nostra immagine sia dentro lo spazio colore dei monitor. Io adesso andrò a cambiare il 3x3 color, lo resetto completamente. Qui, come potete vedere, possiamo andare a modificare la nostra immagine per ottenere, precreare davvero l'immagine che più ci piace. Volendo possiamo rimettere una LUT, chiaramente adesso è molto molto sparata perché ho fatto l'S-Curve con la LUT disattivata. Comunque sia, utilizzando questo metodo potete davvero utilizzare il footage registrato internamente della Z6II come un vero log. Per oggi è tutto, ragazzi. Questo è il lavoro che sono riuscito a fare con Z6II, sviluppando appunto il profilo colore interno e la LUT, il power grade, per poi andare a correggerlo e ultimarlo. Spero vi sia utile. Per me siamo riusciti davvero a tirar fuori dalla Z6II un file molto malleabile, molto elastico, registrato internamente e molto molto cinematografico. In descrizione troverete la cartella da scaricare dove all'interno c'è il file MP3 Power Grade e LUT. Ciao!